Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Cucina Gioia e Fantasia. Oggi prepariamo i pupi kullova, una ricetta tipica di Pasqua. Per prepararla dobbiamo utilizzare 1 chilo di farina, una bustina di lievito, un pizzico di ammoniaca, un pizzico di sale, latte quanto basta, 250 g di strutto, 250 g di zucchero, 3 uova. Per la glassa si utilizza lo zucchero a velo e il limone. E inoltre servono 6 uova sode. Procediamo con la ricetta. Iniziamo mettendo la farina. Qua tutto? Sì, tutto. Poi aggiungiamo lo zucchero, le uova. Metti un po' di e mescoliamo. Poi aggiungiamo un pizzico di sale, lo strutto, adesso mettiamo un pizzico di ammoniaca. E aggiungiamo il latte, quello che serve per ottenere una consistenza simile alla pasta sfoglia. E infine aggiungiamo il lievito. E continuiamo a mescolare. Giuseppe, aiutami. Vi ricordo che potete trovare la nostra farina di Maiorca di tipo 1 nel nostro sito www.sicanisolidaleshop. Insieme alla farina trovate tanti altri prodotti. A posto, adesso prendiamo l'impasto e lo stendiamo per ottenere un impasto più omogeneo. Procediamo impastando i biscotti e nel frattempo prepariamo la glassa che ci servirà per decorarli. Mettiamo 150 g di zucchero a velo con un albume e mescoliamo fino a ottenere un composto molto cremoso. Infine, quando il composto è bello cremoso, aggiungiamo qualche goccia di limone per dare lucentezza alla glassa. Quando l'impasto sarà pronto, formeremo i biscotti e dopo averli infornati spalmeremo questa glassa sopra e aggiungeremo la diavolina. L'impasto, come vedete, è bello compatto. Adesso lo sistemiamo con un po' di pellicola e lo lasciamo riposare per una ventina di minuti. Dopodiché possiamo procedere con il preparare le forme tipiche dei biscotti. L'impasto è riposato, adesso togliamo la pellicola e procediamo a fare le forme. Ci aiuterà in questo Marisa. Giuseppe, stende un poco di pasta. Qua. Non troppo sottile, diciamo più o meno 1 centimetro. L'impasto è steso, adesso facciamo delle forme tipiche siciliane, la colombina, i cestini, facciamo i biscotti a forma di croce che sono tipici della nostra zona, mentre Giuseppe ci fa i bastoncini, poi li decoriamo a piacimento. Nel nostro caso Marisa sta utilizzando dei chiodi di garofano per fare gli occhietti della colombina.
I nostri biscotti sono pronti per essere infornati. Li inforniamo in forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti. Sforniamo i pupi Kullova. Adesso, mentre sono caldi, li spalmiamo con la glassa. Li copriamo bene. E poi ci spolveriamo sopra un poco di diavolina per dare colore. Ecco a voi che i nostri pupi Kullova sono pronti. Li lasciamo raffreddare un pochino e poi possiamo procedere ad assaggiarli. I ragazzi procedono con l'assaggio e prima di salutarvi vi ricordo di seguire i nostri video, i nostri canali YouTube, di lasciare un like, un commento. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i nostri prodotti che sono acquistabili sul nostro sito. Arrivederci e alla prossima ricetta. Ciao! Ciao.